Eccomi qui, mi trovo a Ostia Lido, sul lungomare Toscanelli e sull'unico pontile di Ostia. Bella zona. Questo arenile veniva sempre percorso da Leonardo, il protagonista del mio libro, L'immortale abbraccio del mare. Quando stava giù, quando era giù di morale oppure molto pensieroso, lasciava il lavoro e veniva qua, quasi sempre a passeggiare da solo, a riva del mare, scalzo, passeggiava. Per lui il mare non era solo acqua, era tutto: amico, terapista, confidente, psicologo, era tutto. Lui nacque 60 anni fa, stava rischiando di nascere su questo arenile perché la mamma, che era incinta al settimo mese, iniziò a perdere le acque su questa sabbia e il padre la portò in braccio fin sul lungomare, e da qui poi una macchina li trasportò in pronto soccorso all'ospedale di Ostia. Quindi con Leonardo c'è stato, in mare è stato sempre un rapporto particolare, era tutto, tutto, tutto. Amava Roma soprattutto per il mare, che dista 10 km dal centro antico di Roma. Lui passeggiava e passeggiava, e purtroppo, come c'è nato, così c'è morto su questo arenile. Dopo aver vissuto tante di quelle vicissitudini, cose brutte e cose meno brutte, ma anche cose piacevoli, era un pomeriggio tardi, venne a passeggiare da solo qua, scese da questo l'unico pontile di Ostia, scese e iniziò a passeggiare. Ma la stanchezza lo stava prendendo così forte che andò a sedersi a riva del mare, ma a un certo punto non diede più segno, perché un'ischemia lo fece morire sul colpo. Venne poi ritrovato da alcuni bambini che giocavano qua a pallone su questa sabbia, e da lì poi furono avvisati i familiari e tutta la sua attività di lavoro, tutti quanti. E lui sapeva che qualcosa doveva succedere, lasciò un biglietto scritto ai suoi due figli, alla sua amata Tina, un biglietto scritto che voleva essere cremato e che le ceneri dovevano essere buttate proprio in questo mare dove lui è morto, dove lui è nato 60 anni fa, dove è morto qui. È stata una vita intensa di Leonardo, ma così intensa che ha toccato tutte le sfaccettature della sua vita: intimità, trasgressione, naturismo, donazioni, aiutare amici, familiari, tutto, tutto. Ha dato la vita per gli altri ed era uno in gamba nel suo lavoro. Lui vendeva i prodotti elettronici per le grosse aziende che poi rifornivano le multinazionali, quale Samsung, la Sony e tutto il resto. Era un grande uomo, con un grande cuore e con una mente molto aperta. Questo è stato Leonardo. E una parte di questo Leonardo rispecchia in me.